tanta spazzatura a Modica, non solo le grandi discariche dove ci sono tanti cumuli di spazzatura, soprattutto nelle aree periferiche della città, ma anche in città, soprattutto nelle zone dei condomini dove ci sono diverse residenze. Anche qui la spazzatura, l'indifferenziato, non viene raccolto dai mastelli attribuiti appunto ad ogni condominio e la situazione diventa pesante. Per la gente è insopportabile vedere tutto questo, ma è insopportabile anche tenerla a casa. Oramai sono passati diversi giorni e anche l'indifferenziato a casa non può essere più tenuto. Sentiamo cosa ci hanno detto i cittadini. Ci sono i secchi che sboccano. E non è giusto che praticamente quando faranno qualcosa, perché giustamente io me la tengo a casa per non farle creare spazzatura fuori. Ma c'è chi che purtroppo a casa non la tiene e si viene a verificare quello che lei vede. E là vicino alla legge De Sparri c'è l'inverno, poi buttano materassi, ma poi non è che funziona questa spazzatura, non funziona. Cioè sta differenziata non funziona perché buttano di tutto. Io vedo che nei secchi nostri ci buttano anche le bottiglie di vetro. Io lei abita in un condominio? Questo condominio. Io ho visto che il vetro, io lo butto nella campana. Cioè siamo anche noi però che non la facciamo funzionare. Fra poco non abbiamo dove buttare la spazzatura. La puzza perché c'è? Lei la sta tenendo a casa? Sì. C'ho il garage per fortuna, però fra poco non ho più spazio. Quindi una soluzione si deve trovare. Certo, certo. È una vera vergogna, veramente. Non ci sono solo grandi discariche in città, ma anche delle mini discariche, soprattutto nei condomini. Ovunque. Noi facciamo anche il porta a porta e ci ritroviamo con l'indifferenziata non presa. Per le altre cose sì, però l'indifferenziata occorre trovare una soluzione al più presto. L'indifferenziata sì, è tutta accumulata. Però dice che ci sono problemi, ora io non le so dire. Ma cosa ne pensa del fatto che non si trova una soluzione per un problema così importante, soprattutto in estate? Penso che l'unica soluzione è fare gli inceneritori, non c'è altra maniera di... Una vergogna in Sicilia, questa è immondizia, in civile i siciliani, contanto che sono una siciliana, e gli amministratori glielo dite, quello che consumano a spendere i soldini per mandarli fuori provincia o fuori regione, gli dica di fare qui come smaltire l'immondizia.